Mister Mauro Lucci del Resto del Casino. Buongiorno. Ben arrivato, buon lavoro. Grazie. Vengo alla domanda. Avrà pochissimo tempo per lavorare, 3 partite in 8 giorni, e quindi magari per inculcare le sue idee sarà molto semplice. Le chiedo, il gruppo ha trovato? A noi risulta che i ragazzi si sono incontrati, abbiano avuto un confronto anche abbastanza vivace a livello psicologico. Che gruppo ha trovato, mister? Ci sarà la scossa? Allora, so di questo incontro e in fase di presentazione con loro, introduzione di alcune idee, di confronto con la squadra, mi è piaciuto questo tipo di approccio, cioè nel senso questo tipo di attenzione, di responsabilità e di esame di coscienza fatto all'interno del gruppo, gestito dal capitano Binati, però dove li ho stimolati anche per recepire alcune cose da questo confronto, sono confrontati, sono aperti, sono detti quelle cose che a volte nei gruppi rimangono nascoste, e io credo che in tutte le situazioni bisogna dirsi tutto in faccia e poi ripartire sempre da capo con lo spirito unico che è quello del raggiungimento dell'obiettivo e che l'ha fermato. Questo è quanto. Per quello che ho trovato come gruppo, abbiamo fatto allenamento ieri pomeriggio sul tardi e stamattina, ho trovato grande disponibilità, voglia, ma come spesso accade quello quando c'è un cambio di allenatore, di gestione, ho trovato un gruppo con le idee chiare e consapevole di quello che deve affrontare. E questa è la cosa più importante. Per quello che riguarda i pochi giorni, pochi tanti che siano, non mi interessa, cioè nel senso capisco, però ho accettato l'incarico con questa squadra, con questi tempi, con questo calendario, con tutto quello che ne viene dietro, e non ci dobbiamo prendere alibi per nessun motivo, io per primo e di conseguenza la squadra, la società, il gruppo, tutti. Si lavora tutti con l'obiettivo di portare in porto quello che è l'obiettivo minimo che è della salvezza e si lavora per quello, senza stare a pensare a frivolezze, fronzoli o farci condizionare da giustificazioni che possiamo trovare in ogni lato. Grazie. Prego. Ciao, mi sta a piacere a tutti, Lorenzo, potervi altro, di VRS su internet. Ti chiedo, in carriera ti è capitato di subentrare? Volte da andare molto bene, a volte meno. Ora sono trascorse solo 4 giornate, quindi al di là del fatto che ci sono 3 partite subito, però diciamo che il tempo di incidere c'è. Sì, posso dire che era andata sempre bene. Esatto. non a parte l'anno scorso, se faccio un inciso, stava andando bene anche l'anno scorso. Sì. Poi purtroppo ci sono tante situazioni che a volte capitano e purtroppo è capitato e ci ho fatto la pelle io. Però è ancora uno stimolo maggiore a affrontare gli ostacoli e le difficoltà che subentrano giorno per giorno e anno per anno. Quindi chiusa una pagina se ne apre un'altra, e quello che riguarda i tempi, le tempistiche, il tempo di incidere, tanto gli allenatori sono sempre, cambiano i risultati. Termini i risultati, però quello che da ieri al primo minuto che sono entrato a contatto con i ragazzi è quello di far capire quelle che sono le cose importanti, quello che è veramente conta, tanto ritrovare quello che è uno spirito fermana che ha contraddistinto questa squadra e questa società per anni. E ho visto qualche partita e gli avevo fatto anche i complimenti per prima giornata di campionato, dove ho visto i primi 50 minuti, poi ho girato canale su Eleven Sport per guardare un'altra partita perché era finita, poi ho visto il risultato alla fine e mi aveva impressionato la squadra a livello di impatto, di voglia, di determinazione e aveva anche di conseguenza un risultato a favore. Ultimamente l'ho visto un po' più perso, cioè questo
vorrei ritrovare quello che ho visto la prima giornata, cioè nel senso, e si parla di spirito, poi quello che sarà moduli, organizzazione, approccio, tipo, tutto quello lì, sono tutte cose che lavori, ma la partenza deve essere quella. A proposito di moduli, mister, è chiaro che diciamo, il tuo modulo, lo sappiamo come hai giocato gli ultimi anni, ti chiedo questa roccia come la valuti, no? Può abbracciare le tue idee? Allora, io ho giocato, ho cambiato e ho variato negli anni, cioè nel senso, poi ti trovi in determinati momenti, in determinate squadre dove decidi a che metà pesa la carpi, parti dall'inizio, lavori col direttore perché sposa le tue idee e alcuni principi e quindi crei delle squadre per fare determinate cose. E in quelle due situazioni non ho mai praticamente cambiato. Squadra costruita per quello e ha funzionato tutto e si è sempre proseguito in quella maniera lì. E, ad esempio l'anno scorso a Pistoia da subentrato abbiamo partito in una maniera, abbiamo cambiato diversi moduli, ci siamo adattati alle varie situazioni sia di mercato, di Covid, di infortuni e tutto quello che è. Io credo che questa squadra abbia le capacità di fare diverse cose, cioè non abbia giocatori che si possano adattare a diverse situazioni, e alla stessa maniera io ho il compito e il dovere di adattarmi a loro. Cioè, quindi quello che mi interessa soprattutto sono i principi, cioè, come approcciarsi, come lavorare, lo spirito, le cose base. Poi sul resto, i numeri, si parte con idea e si cambia, ci si adatta a seconda delle situazioni. Quello che è nel tempo, riuscirò a conoscere meglio loro, a conoscersi meglio nelle dinamiche, quindi le variabili potrebbero essere anche durante la partita, cioè, come capita poi spesso. Le chiedevo un'altra cosa, essendo la squadra, lei già lo ha detto, che vorrebbe ritrovare, no, quella cattiveria, quell'agonismo, quell'ignoranza, tra virgolette, che ha contraddistinto sempre la Fermana. Le chiedo, lei ama fare un gioco partendo da dietro, oppure in alcune occasioni, non dico palla lunga e pedalare, però lanci lunghi in avanti, magari la ricetta della punta? Allora, lo spirito, adesso lo chiamiamo spirito Fermana, ma cioè non è... l'ignoranza, tra virgolette, nel senso che lo spirito di competizione per ottenere dei risultati in qualsiasi categoria è sport. Se non c'è grande passione, agonismo, determinazione, spirito di sacrificio, non vinci neanche a biglie sulla spiaggia, cioè nel senso, quindi quella è la base di partenza per ogni attività dove c'è competizione. E qua ancora di più, perché è nel DNA. Poi l'altro pezzo di domanda era, mi scusi... No, la partenza dal basso. Ah, no, ci ho fatto una tesi a Coverciano sulla partenza dell'inizio gioco dal basso. Cioè non è, mi piace poter avere alternative. Cioè nel senso, poi vedi, è normale che sono passato da estremista di determinate cose a farne magari l'opposto. Quello che mi interessa è ottenere risultati nella maniera migliore possibile, più piacevole possibile anche per gli interni. Però cercheremo di costruirci e metterci nelle disponibilità di sapere fare più cose possibili. Grazie. Col tempo, step by step. Mister, conosci bene Rossoni, anche lo stesso Rovaglia che hai avuto l'anno scorso, con gli altri magari già giocato con. Sì, Rossoni. Poi Rossoni è, diciamo, che con te è cresciuto, si è anche imposto, perché poi l'avete preso dal campo e l'avete valorizzato altamente. No, Rossoni l'ho incontrato a Pesaro, poi ci siamo. È passato qua da Ferro. Sì, l'avete preso proprio da Ferro. L'abbiamo recuperato a Carpi, si era creato uno spazio importante e siamo arrivati a sfiorare la B. E lui ha avuto anche la richiesta, cioè, almeno
qualcuno si era interessato, un allenatore si era interessato direttamente per lui perché aveva fatto molto bene. E un ragazzo umile che lavora, silenzioso, cioè un ottimo ragazzo. Rovaglia l'ho allenato un mese e mezzo, due l'anno scorso. Profilo di prospettiva, deve adattarsi più velocemente possibile alla categoria, crescere, un giovane e lavorare con serenità e caparbietà. Gli altri ci siamo affrontati, li ho visti giocare, li conosco praticamente tutti, cioè in caratteristiche e tutto. A volte quando li vedi da fuori, quando te li ritrovi dentro, devi iniziare a riconoscerli in faccia, cioè non è, però l'importante è quello che avranno in testa e la voglia che hanno e che stanno dimostrando di voler fare. Gli infortuni hanno penalizzato forse troppo, no, questa fermata. In questo momento, chiaramente, adesso ci vedo vista che ti ritrovi un buco magari, no, in mezzo alla difesa. No? Una volta si è alternato uno, una volta si è alternato un altro, e adesso ci stanno chiaramente Scrosta, che non è pronto, e soprattutto De Pascalis, che è troppo ci ha operato. Ti chiedo come pensi, insomma, di ovviare a questa situazione. Ci si ragiona. Ci sono, non voglio pensare a quelli che non ci sono, nel senso che sono qua e alleno quelli che ci sono, e non sto a pensare quando rientra uno, quando rientra l'altro, tanto non serve a niente. Quindi ci si adatta e si lavora per ottenere il massimo da quelli che sono gli interpreti disponibili, cioè lavorando poi nelle retrovie per aiutare la società e tutto lo staff medico per recuperare il prima possibile altri elementi che possono essere importanti per la squadra. In ultima analisi comunque c'è sempre Paolo, quindi poter utilizzare. Ce la fa, non ce la fa più. Ce la fa. È ancora giovane, non ce la fa. Salve mister, benvenuto. Buongiorno. Avendo un po' di giochi a disposizione in questo tipo di partite in 8 giorni, si è dato una priorità sugli aspetti sui quali dovrà intervenire prima di tutti gli altri per migliorare la fermata? Sì, vi ripeto, più o meno attenzione, concentrazione, spirito, volontà, spirito di gruppo, cioè tutte quelle basi e poi tutto quello che è un'impostazione tattica sui principi che cercheremo di attuare sul campo. Però non basta un anno per mettere tutto quello che c'è da mettere dentro, quindi le priorità ce l'hai comunque anche se inizi dal primo giorno di ritiro. Cioè, fare un lavoro anche mentale comunque sia, ma penso che una buona partenza se la sono già data loro. Poi dobbiamo dimostrarci maturi e forti nelle difficoltà che si incontrano giornalmente e poi nelle partite. Cioè, visto che insomma, la Carrarese è vicina, no? Quindi ti chiedo anche una riflessione sulla prossima partita che affrontasti insomma l'anno scorso, no? Come pure il Grosseto, che insomma due toscane che incontriamo subito, ti chiedo un commento su anche su questo cambiamento di girone, che poi dopo avendo vissuto negli ultimi due anni sia il B sia l'A, insomma c'è questa fusione, se mi racconti un po' qualcosa su questa fusione di girone. Due anni fa ho vissuto un girone B che era un girone importante e ha sempre avuto qualcosa in più, cioè un mix tra agonismo, tecnica e tattica elevato. Sul girone A lavorano a volte un po' più tatticamente, nel senso, però alla fine hanno tutti i valori importanti, cioè si diversificano un po' per le caratteristiche, però i valori sono sempre importanti in tutte le situazioni, no? L'anno scorso si denigrava il girone A e poi alla fine fai i playoff, la vince l'Alessandria, cioè quello che è la Carrarese l'anno scorso è una squadra molto importante, è passato di difficoltà, cioè nel senso alla fine si è riuscita a tirare fuori dai playoff finendoci dentro alla fine una squadra che aveva materiale per poter lottare con le prime, però non sono riuscito a trovare quello che gli serviva per stare nelle posizioni alte di classifica. Quest'anno
hanno ringiovanito nelle loro possibilità un po' la rosa, però rimane una squadra di qualità, una squadra di qualità che ha avuto un inizio di leggera difficoltà, e domenica ha ottenuto un risultato importante casalingo che secondo me gli aveva dato morale. In Grosseto l'anno scorso ha fatto invece un campionato da neopromossa dove è sempre stato nella zona media della classifica senza soffrire mai, con una grossa identità e una buona organizzazione. Poi i risultati delle due partite contate l'anno scorso, avevamo perso con la Carrarese in casa, avevamo vinto a Grosseto, però poi quelle sono situazioni del chiudere il filotto, no? Chiaro, tutte attaccate, Carrarese, Grosseto, poi c'è la rispesa di Insomma, non so se l'avevi notato. No, l'ho notato, mi sono fermata lì, poi non, dopo non so cosa c'è. Diciamo che per voi credo che la presa lo stavate facendo molto bene. Mi fai tornare indietro a... Magari... Sì, abbiamo tutta la settimana. Cioè, Pesaro sono stato molto bene, ho avuto un rapporto con tutti più che ottimo. E poi c'è stata divergenza di obiettivi, sono successe determinate cose dove però alla fine quello che si era costruito ha permesso di raggiungere il risultato che gli permette di stare ancora in questo momento in una situazione magari insperata per loro. A proposito di cose che permettono, col Carpi avete vinto 4-0 il Carpi, no? 2 anni fa, la Fermana. Da quel momento credo che il direttore si ricorderà, Fermana un po' ascoltato, no? Perché ha cominciato una serie utile. Ti chiedo insomma un commento su quel, sul ricordo su quella, partita. Non è che poi Bellini mi ha dato la mano, L'abbiamo preso subito. L'avevamo già preso con la partita. È un ragazzo che avevamo a Pesaro, ci ha dato una mano con la partita lì, no? C'è anche scatto con la situazione dove gli è capitato l'autogol. Noi eravamo in un momento, se non mi sbaglio, nel momento delle 7 vittorie di fila nostre, cioè non a Carpi, dove eravamo tosti, concreti, decisi in un momento importante. E la Fermana in quel momento è capitato una squadra che mentalmente e qualitativamente importante, e gli episodi della partita ci hanno portato a fare un risultato di quel volume. Però ricordo la Fermana a fare un campionato più che ottimo, si è vestita una salvezza tra più. Quello che è l'obiettivo. Per me le ultimissime tre, veloce. Ah, tre? Credevo fosse l'ultimo. Cioè... No, però veramente breve. Onestamente, quanto è stato vicino alla Fermana l'anno scorso? C'è stato qualcosa? Una chiacchierata con il direttore.
una chiacchierata col direttore al telefono, e ci conoscevamo già e poi gli ho detto forse avevo esagerato. Gli ho detto non ho messo giù subito, è stato ancora cordiale andare avanti nella discussione, non è, però solo quello. Ti chiedo quanto credi, se credi, nel mercato di svincolati. Non mi interessa, cioè nel senso i ragazzi sono questi e per me sono i migliori che ci sono, cioè nel senso gliel'ho detto a loro in una cosa, non devono sbagliare l'atteggiamento, che allora a quel punto lì diventa uno dal migliore diventa l'ultimo, cioè l'atteggiamento, la capacità, la volontà, la disponibilità, poi si può sbagliare, si può a volte non vincere, non ottenere risultato, ma se la tua testa, la tua mentalità è rivolta al sacrificio, allo spirito, alla disponibilità di fare, dal primo all'ultimo dei tifosi ti amo. Io come allenatore, io come staff, penso sia davvero la società. Se poi si noterà che in tutto questo ci sono delle difficoltà, poi si vede, però questi sono i migliori giocatori che ho all'inizio e che hanno la massima stima da tutti. Con la condizione dell'atteggiamento. La condizione? Dell'atteggiamento. L'ultima non te la faccio, mestre. No, ormai ce l'hai detto. È troppo banale. Perché è questo. Perdi quanto credi nella salvezza? E se no non veniva. Punto. Dici, poi posso essere più furboso. Vale. Però non è che se vengo qua a scaldare la sedia o a portare un po' il contratto, cioè nel senso è un lavoro a parte da una passione, poi nel tempo diventa un lavoro, una professione, e puoi credere di poter fare qualsiasi cosa, spostare le montagne, a volte quando ci credi sposti, cioè lo spirito è partito da quello, e credo che si possa fare tutta la per prima della società nostra, di giocatori di raggiungere obiettivi. Se non ci sono più domande per Cristian, io vorrei fare una domanda a Paolo. Migliore, molto. 10-11 anni fa, che emozioni hai provato? No, sicuramente ero contento, ero dopo 10 anni, quindi è passato del tempo e l'ultima volta che sono andato via di qui non è stata bella, anzi, ho trovato una società seria rispetto a prima, un ambiente come sempre passionale che vive per questa squadra, quindi è stato bello, E poi il campo era migliore rispetto a più tempo. Stamattina ho deciso cominciare la seconda fase dei lavori di mantenimento. Di mantenimento. Che finirà. La mia era una curiosità. Con gli standing, mi sono chiedere la lingua, come vari interventi. Vari interventi. No, comunque come battuta, l'unica cosa bella che ho. Io sono tornato al campo dopo un lungo periodo per i vicissitudini personali. L'unica cosa bella che ho visto domenica è stato il campo. Io non ero mai stato. Comunque col campo di ritorno non l'abbiamo fatto, non ho avuto occasione di incontrare la prima. Però il pianto, lo stadio, l'ambiente, merita. Cioè, merita. Cioè, è pronto anche per altri. Certo, ragazzi, non me l'aspettavo. Vediamo bene. Ok, dobbiamo fare un attimo in campo per la stampa, in mezzo al campo e siamo a posto.